Sede qua da... buonasera, Vignoli. Dov'è il saletto? Qua un chilometro. Noi abbiamo la macchina, intendiamo. Lasciamo qua la macchina? Sì, sì. Sì. Anche la macchina? Sì. Faccio una foto, certo. Due ne hai? Sì, più di due, dopo non dormo, dopo mi sono stupito, fallo qua sotto, qua sono ecco, sono sotto uno da faccio l'ultimo, ecco. Aspetta, l'ultimo. Ancora? Sì, dai, porta pazienza, dai. Se tutti avessero tre foto. Lo so. È che sai, non è che ti vedo spesso. Aspetta, qua. La fai però non qua, dove. Qua dentro la fai. Qua. Solo lì. Qua sopra. E noi abbiamo a casa le sue bottiglie. Le bottiglie del 51. Campione 51 di qua. Dopo ci vediamo qua, non lo so. Dai, si fa una foto, no, dai. Aspetta. Ma siete qua dopo? Sì. No, ma dopo andiamo. Dopo. No, dai, dai, fa una foto. No, dai, solo la disturbo. Lui è l'amico intimo di Maranni, Tonino, e... Ah, dai, diventa capace di lui. Te? Sì. No, ma... Lei. Avanti, no, ma è qua, che bel mulino. No, no, io sono un casaro, parmigiano reggiano. Ah, buono. Ma guarda qua, Pa. Per quello. Guarda sta foto, guarda la fai. Pennello. Allora questo che scriviamo agli amici dell'Avis? Sì, amici dell'Avis. Aspetta che tengo. Sentiamo. Caro pedale. Avis? Pedale. Quello non si può bere lì, no? No, questo qua vai il primo che lo tocca. Allora, tiriamo giù. Questi. Quanti abitanti ha il paese? 15.000. Ah, non è troppo. Grandissimo. Maggiore, si direbbe che grande, eh? Beh, maggiore. Più grande è la zona del Casalaso, con più di 30.000 abitanti, 15.000, ci sono tanti piccoli comuni. Meccanico, mi ha detto che andavi là a fare... Ah, quando andavamo giù in ritiro. Vedi che c'era la tua bici con lui? Sì. Qui c'è anche questo, è Gimondi, qua sono io. Sei tu, quello è... Questo chi è? È il lui. Solano. Metto di salute. Grazie mille. E c'è tutto... L'eroe che questa è un gruppo Girl Sport, non è di quelli quello lì anche quello lì non è. Questo è ancora di meno come perché le bici queste che quelle che la, ma quelle che cercano sono quelle super record con... Sì, si può fare che con questa via sulla sua.
tanto piano. Questa è la facevamo noi, ne facevamo ma no, veniva fatta anche con le cose, la mia solo per me, adesso facevamo bici da quei diversi. Graziano! Faccio sempre. Francesco. Place you once knew.
Come Francesco, thank you.
conti siamo tra due minuti iniziamo, come è andato Francesco? Con la festa di Francesco fa pronto, facciamo del fatto un attimo. Ho fatto due anni alla scuola.
squadra di Palumbo, la Monte Corona, che l'avevamo rifondata, perché Aldo l'avevamo già subito Monte Corona. Poi a Enzo e Diego hanno corso con l'Aurora, non con la Monte Corona. E quando ho cominciato a correre io abbiamo pensato di rifondare, che non c'era più niente della società sportiva, perché allora quando ha cominciato Aldo non c'era la società sportiva del ciclismo, era la società sportiva del tamburello. Giocavano al tamburello e era il prete che gestiva e l'hanno tesserato con la società del tamburello, perché allora non è come adesso si vuole le visite, una volta correva e basta, dopo si sono inventati anche le visite, ma una volta partiva più o meno dopo, non è come adesso. Comprato ieri molto presto, perché è iniziato a correre, io a 20 anni praticamente mi ha chiesto di andare a correre in Toscana, noi non avevamo l'organizzazione per fare tutto il calendario, il primo anno insomma ci siamo arrangiati, ma dopo e allora ho accettato di andare alla Bottegone, che era una squadra, un paese, una nazione di Pistoia che ha sempre avuto una grande tradizione con le squadre, con tanti corridori, e sono andato lì e insomma ho fatto 2 anni e ho vinto una quarantina di corse lì alla Bottegone, e che adesso non c'è neanche più, neanche lì non c'è più una società sportiva. Tra l'altro in quegli anni nel 72 partecipi anche alle Olimpiadi, fatto quello che tantissimo tempo che esperienza è stata, si chiama, insomma, sia a livello sportivo, prima raccontavi l'incontro anche con Oreste Berri, ma sì, eravamo nella stessa casa, i ciclisti e quelli della canoa, perché nel villaggio olimpico c'erano delle case grandi e piccole, noi ciclisti e la canoa eravamo in una casetta che poi eravamo di fronte agli israeliani, che poi è successo il fatto che sono stati sequestrati e poi è successo il primo mondo, insomma. E poi io, il giorno dopo dell'attentato, c'era la corsa e io ho toccato all'ultimo chilometro, avrei potuto vincere non la medaglia d'oro perché Kuster era via da solo, ma noi eravamo in un gruppo di 5-6 e ho fatto la volata, ho toccato davanti, a parte che anche quella dietro fai le volate con le ruote, perché aveva proprio scoppiata la gomma all'ultimo chilometro. Dopo le Olimpiadi avevano anche i professionisti, la prima per i professionisti, la prima in giro, poco dopo, cosa ti ricordi insomma di quelle giornate? È stato un po'... Io sono passato alla Fidotex e c'era anche molta tesa insomma intorno a me, perché non era facile poi inserirsi nel mondo dei professionisti, perché una volta bisognava fare un po' la gavetta, adesso vedi che i giovani passano e vincono subito, ma allora non era così semplice, insomma. Ma comunque dopo, nel 71, 73 ho vinto la tappa al giro e poi i circuiti dopo, nel 74 ho cominciato a vincere corse sempre più importanti, poi nel 75 ho andato al tour. Ecco, appunto il tour, la maglia gialla. Ho arrivato d'Italia prima di andare al tour, insomma, e da lì diciamo che è cominciata la carriera vera che è data sempre a più o meno presento, poi mi ha parlato del mondo della pista, poi della strada e le altre gare, insomma, e finalmente dopo ho fatto un record dell'ora al Giro d'Italia. Tornando di corsa, d'altronde Ponte è sempre andato no, però sì. No, però Ponte Giove 75 rinuncia al giro e questa maglia gialla sorpresa davanti. Era la crono, eravamo in mezzo e era un percorso molto difficile perché la salita, discesa, pavero, taglio, non mancava niente. Io in quelle corse lì, nel prologo, 6-7 km, non ricordo, devi partire forte e insomma, andare sempre. E anche nelle curve bisogna entrare veloci, perché se tu freni troppo, devi rilanciare, insomma, non è
facile iniziare a salire. E mi ricordo che sono partito e la seconda curva mi è andata via la bici e sono rimasto in piedi proprio e ho preso un po' di paura, altrimenti insomma qualche secondo più avrei guadagnato. Però andata bene lo stesso, ho creato qualcosa alla fine o... Io ero andato via da solo con il metro, ma ero entrato su di me.
più di là, luogo che non posso valutare. Proprio da noi invece tutto bene, dando prima con Marta se era possibile, ma Marta se era negli anni lì era un bambino, perché aveva avuto anche il giro d'Italia e dopo era caduto, ma era venuto sasso di tavole, c'era una vuelta, visto, si era regolato, non era semplice. Però noi siamo nel 77 arriva la madre, in realtà sempre dall'altra parte della casa, dove poi arriva anche il direttore del mondo. Quindi Venezuela non so come deve essere montato, perché se lo chiedono ancora adesso, ormai se lo dà perché non è che c'è una tradizione civilistica in Venezuela. E a quei tempi il mondiale veniva fatto tra le artista nello stesso momento. Più o meno una settimana, 10 giorni, i mondiali cominciavano con la pista e poi si finiva con la corsa dei professionisti la domenica. E lì a questo posto, a San Cristo, c'è un velodromo quasi nuovo, con quello perché era un posto dimenticato dal Signore, no? Perché non c'era niente, c'era una piccola zona residenziale, ma poi c'era tutte le campagne, le altre campagne. Proprio eravamo a un'ora d'aereo da Caracas dentro un mezzo a queste montagne vicino alla Colombia e la corsa l'abbiamo fatta su una circonvallazione cioè avanti e indietro e anche parecchio piovuto perché faceva temporali piovendo, aspettendo veniva fuori un po' di sole poi piovendo, quando siamo arrivati pioveva da mattina insomma, l'altro giorno mi ha chiamato un giornalista per mi ha dichiarato e per Venezuela che sapete che c'è una situazione abbastanza difficile in Venezuela da tantissimi anni che vivevano lì, sono scappati via perché c'era un regime che non è che avesse fatto spazio alla gente insomma. E mi ha chiamato perché aveva voluto parlarsi del mondiale, del finale insomma. Ma credo che in questi giorni poi c'era anche la corsa sotto la professionista. Questo questo però non adesso non si può neanche andare sempre dall'altra parte invece in un altro paese il Messico questo ancora che ha presentato una rincorsa tra l'altro che già accompagnato per lui che è stato il primo a fare il record del Messico l'anno delle Olimpiadi aveva una pista nuova era una pista nuova di legno anche molto debole. Quando io ero andato a Bolivia, la pista era ancora bella perché era il 74, dopo 6 anni, siccome era scoperto, con le interferi, con le dentro, con le strutture, si era scoperto, ti tetti qua, se lo giraste il sopra, il piove sopra, non è che mi prenderebbe tanto. E invece si sta qui sotto le tegole, dura sempre meglio. E allora abbiamo corso in una pista di allenamento che era di cemento, perché quando sono andato a vedere la pista, si sarebbe reso conto che era impossibile correre sulla pista olimpica perché mancava le asse e le pieghe, la scala, non faceva niente. Abbiamo buttato noi questa pista in cemento che gli abbiamo messo su una resa, che è la resa di un scorrimento di sopra. E lì siamo stati da quasi un mese. Perché Messa aveva fatto il record dopo l'Inter, ma è stato lì solo 3 giorni e lui racconta che è arrivato tantissimo perché se non ti fai l'abitudine quella quota sono 2250 metri non senti insomma fare uno sforzo al limite così. Invece io sono stato là quasi un mese e alla fine cambiate tanto le cose dall'inizio. Poi hai provato anche dopo, è tanto come il mondiale, questa è una specialità particolare, no? Tutti ci provano e... Vabbè, dopo che l'ho fatto io,
se non fai come mi porto di dire, ecco, non lo va, perché non, se tu devi fare più pedalate, mettendo la moto in corpo, devi fare molto più pedalate e ti invadi. E adesso bisogna trovare un uomo che abbia la potenza e cagata, che si alleni per riuscire, perché adesso guarda cosa che ha corso con il 64-13, adesso ti va a cercare almeno il 65-13 o qualche prego, vediamo, adesso vediamo se anche se questo è stato anche tu una carica morta, quali erano la seconda domanda, forse per essere più forte. Io facevo la lista saltuariamente, e si cade è più dedicata alla pista per guardare il seguimento, perché le vite con l'esempio sono la famosa medaglia tra gli altri, però è chiaro che se vuole provare a vincere qualche classica che potrebbe essere una partita europea o se lo sapremo che l'anno scorso sono arrivato abbastanza vicino, bisogna che ancora più studiare, perché devi fare il fondo, perché ho visto che adesso ha tentato anche la testa di fare le volate, perché il suo collega Mina che ha detto siete al Giro d'Italia, quest'anno si è messo a fare le volate con la maglia cittadino, e credo che questo sia stato per Gara un grande stimolo, che ha detto se la stella a fare un minuto che faccia, perché io so che uno che va a 70 all'ora quando dice se non in tutti gli arrivi, ma in certi arrivi, poco, non ha ancora vinto proprio una volata di gruppo, ma ha fatto piazza vinta, ha fatto secondo qualche volta, ma penso che può arrivarci, e bisogna che ci si butti di più, perché le volate, non è cioè, quando si va in gruppo, se tanto allora a pochi centimetri uno dall'altro, bisogna provare le cose. Che qua posso dire, cioè, e poi i nostri tempi stavamo un po' più piatti, però quando sei là in mezzo al gruppo che basta toccarsi o vai per terra, sono così qualche volta, una volta sono arrivato col telaio e mi hanno spaccato tutte le cose del mondo. E a proposito di stimoli, mi rimane che entrambi il passaggio per proprio su Beppe Sarotti, era uno stimolo, era un rimane, era un avversario. Difficile, io cercavo di batterlo, mi sembrava di battere verso, ma è andato così. E adesso non viene più riproposta, diciamo, delle rivalità che erano una volta, perché insomma, se guardiamo prima, c'era stato guerra, vinto da troppo, è andato con le barre, dopo c'è stato l'Italia. Dopo siamo arrivati noi e sono andati da adesso non, è una cosa che non interessa più, anche se creava molta discussione il fatto della umanità di questo modo di correre che avevamo anche diverso, però oggi né i corridori né le squadre vogliono portarsi un po' di più per così. Faceva di stimolo, passava anche l'obiettivo, cioè tuo, nel senso io come ti ho cercato, c'era qualcuno anche più. Si cercava di fare meglio, se quattro sei il professionista dei corpi, per lo sport, per vincere, non è che poi per rimanere indietro, ma è devi cercare di fare nei limiti del possibile. Parlavo di bicicletta, perché ho detto prima che questo è l'ultimo libro, è quello di bicicletta, ha raccontato anche dopo le caratteristiche tecniche delle biciclette più iconiche, ha iniziato poi con l'Atala, giusto di l'Atala, con 10 anni di squadra, dopo noi siamo andati alla fine, e c'era un meccanico di Milano che si chiamava Lupo, e le bici, era questo Lupo che faceva, Lupo Mascheroni, e la mia prima bici è stata una di quelli che era di altro, che
perché io quando ho cominciato a correre non ero ancora grande, adesso ero un po' più piccolo e mi andava bene la bici di altro che era 3-4 cm di peso. E dopo, quando sono andato in Toscana, invece avevamo la del 7, che era il meccanico della squadra, che era anche un artigiano di Pistoia che faceva queste biciclette qui qua di Milano. E poi quando sono andati alla Vinotex, l'anno che io sono passato, l'anno prima c'era Pitossi alla Fiera, e dici era attaccato perché le squadre, come le compravano, mi si mettevano il loro nome perché le tizie venivano inquadrate e preferivano mettere il nome dello sponsor piuttosto che il nome del... C'era solo la bianchina e anche la Montelli aveva fatto la bicicletta, insomma, non sentiva forse ancora. Tu hai corso con le bici marcate Montelli? Perché li facevano per la squadra, era così, insomma. Adesso pensate che per fornire, non so, le bici alla Ike, vedo che mi darebbero spesa 3-4 milioni di euro per materiale che i soldi che spendono da lei lo comprare tutto il ciclismo, quindi con i nomi e tutto. Abbiamo anche noi la squadra dei giovani
casa, un po' che vuoi da prodotto lì, che è una cosa che non mi interessa di più, perché fanno, non so se chi ti le fa, le case, stanno lì, magari fanno due scuole, una di e che per me è sbagliata, perché le fanno un posto molto stretto e sorteggiano parte davanti, ma gli fa partire, sto a vedere, non pare che sia il modo questo, in un corridoio stretto, il primo, non passa nessuno, allora devi fare almeno 200 metri di strada larga per il lancio, dopo che vada come sopra base, insomma, però a parte che credo che i giovanissimi devono soprattutto imparare a stare in viso, a fare volate, a cadere, dei risultati, perché tante volte i ragazzini sono più o meno sviluppati, è chiaro che siccome corrono per età, annata per annata, c'è chi ha 6 o 7 anni, è più grande, c'è chi è più piccolo, chi ha un sviluppo diverso, e allora credo che fino a che non si arriva alla categoria dei miei juniores, non si può dire che sia un trasporto, no? Perché è ancora in atto così di una persona, però è chiaro che comunque cura le case intere, ma però direi che bisognerebbe che anche le società, ma anche le famiglie non dassero troppo importanza ai risultati. Direi che questa potrebbe essere la ricetta, che poi se continuano a correre, se sono rose torneranno, insomma, perché ancora non lo sa nessuno e non esiste neanche una ricetta per la quale decido questo. Non è semplice, ma è semplice anche fare il vino, che è un'attività che avete, ma non è una tradizione, cioè insomma. Noi, mio padre, siamo fatto vino, quando non è corso, e faceva solo contadino, e noi siamo tutti passati per la campagna, le ossa, diciamo l'allenamento, l'abbiamo fatto anche una volta, non è come adesso che c'è tutte le macchine. Lavorava a mano e si faceva la fatica perché poi in montagna era più difficile, qualche anno per male. E non occorreva che andavamo in palestra, adesso vanno in palestra, ma non devo presentare in palestra. Tra l'altro, e sono le ultime cose che faccio per lasciare spazio, anche se a favore del pubblico vuole dire qualcosa, vino anche con un nome particolare. Come era nata questa idea? Ah, è stato che noi abbiamo iniziato a fare il vino fermo, diciamo, normale. Poi il Trentino è venuto fuori un po' la moda dello spumante e un amico che era il preside dell'Istituto Grande di San Michele, dove sono specialisti dell'enologia, insomma. E mi ha detto, adesso che hai fatto il record devi fare la bottiglia con su questo numero del record, che non devi inventarti nessun nome. E abbiamo cominciato nel 1984 a fare le prime bottiglie e adesso cerchiamo di farne sempre di più e diciamo che stanno andando più bene, insomma, cerchiamo di migliorare sempre, perché la concorrenza è di più che nelle corse del vino, perché sono ormai il vino lo fanno tutti i paesi del mondo, anche adesso una volta in Belgio, in Olanda non c'era, fanno vendere il vino qui, adesso soltanto in Inghilterra fanno il vino qui in Inghilterra e lo fanno poi per tutto il Sud America, per tutto l'America, giusto per questa primavera in California sono degli enti e organizzati di cavalli, perciò che in Australia hanno finito i cammellini, no? Italiani che vanno a farlo, sì, anche all'estero, perché tanti italiani sono emigrati e sapevano fare il vino, hanno iniziato a fare il vino in questi paesi, sulla buona tradizione, ringraziamo Francesco intanto per aver condiviso.
purtroppo gli italiani, cioè non c'è più stato nessuno che abbia sostituito, diciamo, Nibali, va bene? Le squadre, le squadre giovanili, io faccio tanti auguri a tutti, eccetera. Purtroppo e ci sono anche preoccupazioni, perché quando l'Italia ha un maggior numero di squadre, di corridori, di organizzazioni, adesso non abbiamo, ci sono delle squadrette, quelle di terza categoria, diciamo, ma le squadre di World Cup non abbiamo neanche una. Questo, se pensiamo che corridori come Merde, Nanni, Bandit, Cercù, adesso tutti non mi ricordo, Russell, Peterson, insomma, venivano ancora in Italia. Adesso gli italiani vanno all'estero perché non ci sono squadre in Italia. È chiaro che magari le squadre del sport puntano più sui loro corridori che sui nostri dopo. La concorrenza è anche di più, però stiamo vivendo un momento un po' particolare, a parte Garda che sta dominando il suo settore, diciamo, però per il resto, visto che sia la Vuelta, che il Giro, che il Tour, torniamo sempre alle monte di soglie che anche lì la gente non so. Uno tre è possibile, e no, perché questi che ci sono, la Fogaccia, la Vandenberg, questi che sono alcuni loro che stanno facendo delle cose eccezionali, insomma. E bisogna che arrivi uno come loro, che stanno da un bimbo. Ma poi anche credo che i giovani hanno troppo fuga di passare nelle squadre. Beh, se vediamo, ci sono dei giovani che ero già visto l'altro giorno il campionato europeo, di 22-23 anni, che vincono economico contro i migliori, e allora non è neanche l'età, bisogna cambiare forse il modo di allenarsi, di prepararsi per le squadre. Grazie. Vorrei fare una domanda con Beppe Saroni. Era vera, no? Eh sì, era vera. A lui io non l'ho mai detto, lui non l'ho mai detto. Io lo chiedo a te. Io ho visto la risposta, non l'ho chiesto. No, no, ma non avevamo nessun punto di incontro. È una vera rivalità, com'è che è stato più diplomatico? Qual è la gara che viene nostro più di cuore? Ma è anche difficile dire, perché le gare sono tutte, se le vinci una sola è quella, ma dopo se le vinci tante, se una diventa importante come l'altra o di più, potrei dire il record dell'ora, perché ha avuto un grande nome, tutto quanto, ma che c'è l'Italia, con la Parigi Europea, il Mondiale, nel momento che le vinci sono certamente delle più importanti. Poi dopo, se fai un altro di meglio, diventa più importante quello, ma direi che poi uno è considerato un campione se vince più gare, insomma, e magari anche in specialità diversa. Credo che sia anche una cosa importante. Perché la più importante che sia Ferrari è la prossima. Sì, ma è la prossima, io non chiedo Ferrari. Se la vinci, volevo chiedere, nelle gare di un giorno, forse il mondiale è quella più tattica. Visto la sua esperienza, come mai il suo nome non è mai stato accostato a dietro di lei? A parte che non ne sono neanche mai curato io delle squadre, perché in genere questi corridori che fanno come serve a me, fanno anche un po' magari di esperienza nelle squadre. Io non mi sono mai dedicato, e credo, a parte che il ruolo del commissario tecnico è un po' marginale, mi dà un'importanza più. Il fatto di scegliere i corridori, ma poi la corsa la fa i corridori, non è che la fa come serve sempre.
che gli ho detto, voi dovete andare a prendere il commissario tecnico di Sagan, che da solo ha vinto 3 mondiali. Allora è spiegato tutto. Ok, ringraziamo allora Francesco da Lapis, se facciamo qua, sono dei ringraziamenti doverosi, poi la serata continua, no? Buonasera a tutti, io devo fare dei ringraziamenti doverosi, perché ci sono tante persone che ci hanno sempre supportato nel legale, nel campagna, quindi è il momento buono per farlo e che l'ho sempre fatto via cartacea, non mai personalmente. Quindi parto dall'Ami Sangue che è maggiore, perché ci ha supportato in tutto e per tutto, quindi il presidente, che adesso non può essere presente, è Stefano Sangue. Però c'è la vicepresidente, la Fernanda Cimizzi, che ringrazio. Grazie. Ringrazio. Ringrazio il sindaco Filippo Bongiovanni, ringrazio gli sponsor che ci hanno supportato sulla gara di mountain bike, che senza di loro non può essere. Abbiamo una boleta che è. Quindi Mirko Dotti della Svaldoni di Viadana, Marco Ponticelli, presidente delle farmacie comunali di Maggiore, Corregnano e Casabellotto, Luca Lamella, direttore della banca di Cecilia di Orolo Contomano, sezione Casa Maggiore, Padania Alimenti, che è rappresentata da Antonio Pallini, Matteo Colombi da Mani Acque. Poi abbiamo anche Matteo Rossi, che è la presidente della Casalasca Servizi, e poi ringrazio anche Giorgio Rossani, che è il nostro grafico, tutti i vestiti, il presidente dell'ACI di Cremona, Giovanni Baronio, Mauro Traino, di Cremona 1, e poi ringrazio anche i consiglieri dell'ACI della Casalasca, che mi hanno aiutato a realizzare questa serata. E poi devo ringraziare Francesco che ci ha aiutato in questa bella serata e abbiamo bisogno di parlare di ciclismo, di vero ciclismo, giusto? Appassionati, certo. Amici, però se si vuole avere un ricambio di tanti giovani, però. Noi facendo sport portiamo in giro il dono del sangue, quindi anche noi ci divertiamo e allo stesso tempo ci sport. Perché dicevamo del vino, ma c'è una bottiglia speciale che adesso ci portano qua, in modo tale che. Com'è la base sta vino? Da cosa partiamo? A portare a casa questa bottiglia firmata poco fa, dai, da Francesco Mosetto, fammi vedere che qua. Insomma. Chi comincia? 50 vino con 50. C'è qualcuno che 60? 70 in fondo? Grazie. 90? Ma ti vedi che mentre ci sono potresti stare. 100, andiamo a doppia cifra. 10, 110. Caratteristiche, no? È il famoso blu.
un rosè che è fatto col vino nero. Una volta, quando abbiamo cominciato, facevamo vino nero e salone, adesso li vinifichiamo separati. È un vino che sta primo anno lo fa fuori dalla bottiglia, poi il mese di maggio si fa l'imbottigliamento aggiungendo lo zucchero e gli lieviti perché rifermenta in bottiglia. Questo è il metodo classico che è quello che usano anche lo champagne. Una volta si chiamava metodo champenoise, adesso non possiamo più, e allora si chiama metodo classico e a Trento si chiama Trento d'oro. E questo è un Trento d'oro, magno, un litro e mezzo, e siamo a 130. 150 bruciato sul tempo, sulla volata. 170 in fondo. 180. A 200 direi che arriviamo alla svelta, perché sono qua. Eccolo qua davanti, 200. 210.
Sorridi, sì. Sorridi. Guarda a me, guardami la telecamera. Giuseppe. Oh. Ma ti deve essere più sei dolce. No, no. Tu vuoi davvero il caffè? Opinioni, tutto. Sì, Giuseppe, lo conosciamo già perché si sta che talento un altro convegno simile, è un tal personaggio, e poi qua è solo da vedere come. E dove sei? E dove siete? Sono consigliere dell'AMI spedale. Abito a Marchignana. Ah beh, non sei proprio nella zona. E sono di parte. Bene, bene. Dai, dai! Vieni, vieni! Ma dai! Ho fatto il buchino là! Ho fatto il buchino là! Ok, le mie perché? Le mie perché? Le mie, no, non è perché! Quando vengono al dentista! Quando vengono al dentista! Perché ho fatto il buchino là perché sei il mio calghiere! Ah, sì? Hai detto sì, calghiere! Guardavo, ma non parlo per me, perché adesso come la notte già in acchiona adesso. Che è dottor Bini? Dov'è? Delle fregature. Perché? Perché gli intervecchi le fregature. Per quale motivo? Non è più di giorno. Se morivi giovane, che cazzo fa? Se lui è morire per te, morire giovane, però per intervecchi le fregature. Poi c'è un mondo di avanti. È assurdo, c'è una scottatura. Quindi va bene così. Ma va bene così? Ma fa poco, ma tu sei vecchio o basta? Ok, aspetta a sedere. Ma te che intervista un che? Ma adesso è che il bello? Perché adesso è Caldeghi Tomuire, eh? Più volte è sciolta. Caldeghi Tomuire. Come la Rebecca, se anche me. Cosa ti ha detto? No, girate. Dimmi qualcosa che... Buona visita. No. Ma ti prego. È bel ginnasio, eh? Ma se mi ho sbagliato, Guardate qua. Francesco ti tocca, ti tocca assorbirlo tutto. Vai, vai. Dopo ti faccio firmare quello che ha fatto lui. C'è
vado via tra poco. Biondo! Dopo la offri la bottiglia? Ah, è la offri la bottiglia dopo? Morto presto. Dopo eravamo andati. No, tieni così, la tieni. Boh, scusa, basta, eh. L'ho già scocciato abbastanza. Signore dell'Avis, ha qualcosa da rilasciare, qualche intervista al signor Ghezzi? Bertolucci! Volevo, la mia ispirazione era tutto bravo, però costava la salute con le mie righe però. Passo no, così fa la figura degli turisti, la facciamo. Ecco. Alle 10 qualcosa abbiamo fatto. Complimenti per la bottiglia, eh? Mangiamo il primo, abbiamo che mangiare. Dopo l'assaggiamo? Sulla mia faccia. Italia 1. Ehi! Ale, allegria! Ciao Tera! No, allegria! Ciclisti, come ti chiami? Ah sì, sì. Oscar. Te? Uma. Non mi ho capito. Uma. Uma. Te? Uma. Io sono parte di mio fratello, io sono più forte di tutti. Quella, Italia 1. Italia 1 è là. 2, va, con 2. Siamo in bicicletta, eh? Pian piano. Mi ricordi quando si è cascato a San Martin d'Arge? Già dal punto. Accendi che me, ti ho rotto il pedale. Ricordi in tanti, oltre a me. No, ma me accendi che me, mi ricordi il mio. Per quello che ti ho conosciuto. Caro mio, la mia frode. Te è inutile che fai vedere le foto con Mosè, che non andavi in bici. Cosa fai qua? E non hai visto la foto che ha messo su di anni fa? No. Sono il migliore io. L'ho battuto una volta in volata. Ero le 6-7. Parla seriamente, eh? Vedi di male. Oh, corridore! Allora, ringrazio. Hai fatto le foto con me, eh? Sì, ah. Ringrazio, ho comprato anche il libro, ringrazio l'Avis per la maggiore, ringrazio gli sponsor, la mi piacerà. Uela, così si fa, così si fa. Dai, che c'è, dai. Ripeti. Buona serata, Gloria. Ci motiva per il futuro. Allieva primo anno, l'anno prossimo sbarca. L'anno prossimo. Buona. Avete parlato della Gloria, sì, sta per arrivare. La Gloria? La Gloria sta per arrivare. Gloria, mi raccomando, eh? Mi raccomando. Tieni sempre forte. Saluti, eh? Eh.
sei già vinto. Quante? Così? Ma non c'entra, l'importante è sempre partecipare. Ma non è vero, l'importante è vinte due! L'importante è solo vincere! Due? Non partecipare! Non partecipare! Gliel'hai detto Mosè? Ha già vinto due corse a lei. Due corse ha vinto. Piacere. Oh, male serio. Di qua. Forza Avis. Oh, corridù. E la spalla fa la mano, no? Come? La spalla fa male. Prendi la ferra. E sta attenti lei, perché adesso mi ha dato la lì impressionanti, ma dopo loro c'è un po' di uomini da levare. Claudio! Claudio! Tutto bene? Secondo me meglio. Sì, ho sbagliato per domani. Fuori posto. Lei era di qua. Finito. Perché ti risolvo così, vabbè? Riprendo il signore qua. Ginas! E finiamo in bellezza, Francesco. Siedi da Rebecca. Vedi che fa, c'è uno a Trento. C'è uno a Trento che fa quelle che si chiama Vettori, non so come l'hai visto. Combatte in America, si ammazza, si dà delle porte, sangue, cosa fa? No, quello qua. Quello della gabbia. Quello della gabbia? No, non fa quello lì. È amico di Ignazio, viene a casa nostra, gli ho detto è meglio che vai in guerra, gli ho detto. Viene tutta questa gabbia? Bravo però. Sì, è vinto. Si monta il torre dallo sbotte della testa. Ma fu a darmi la Teresa. Auguri! Ah, ciao! La conta dov'era?
Digli a Gino che apri. No, è qua perché è una foto, ma non mi sono copiato. Questa è la foto della pareggia. Claudio! Sì, Nell'80. Claudio? Devo recare io! Ma vabbè! Non si vede il pavè però, Si vede il pavè. Sono campione d'Italia! Mamma mia! Siviliano, dai! Ha mandato troppo la gente! Dai, infatti! Dai una buona fotografia, da tocca me con Mosera e va! Vieni, una! Mettiti qua, davanti! Vieni qua! Guarda qua, Claudio! Sì! Ok! Ok! Bene! Grazie! Buon ritorno! Noi abbiamo una cucina di armadio e tagli questo. Ma vuol dire che verremo provati. No, ma adesso lo siamo un po'. Ino! Ino! Vediamo ancora. Mettiamo ancora dentro la lava? Sì. Lì c'è Cassani. È Cassani questo? Sì. Ma quello lì che c'era qui ha detto che ha corso con Cassani, che correva con lui. Ah, non so. Abbiamo un più alto. Noi abbiamo questo palazzetto che abbiamo fatto, è su due piani, sopra abbiamo la sala e sotto abbiamo la sede come qui, il bar, un po' di cose da vedere, la cantina, è su due piani. Questo è stato strutturato proprio per avere centro di raccolta. Sì, 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 perché dopo ognuno ha i suoi giorni, esatto. Per avere sempre... Esatto. Però appunto quello che conta è che a Casa del Maggiore non c'è nessuno stipendiato, dal medico a chi lava i piatti, a chi fa la chiamata, a chi pulisce, nessuno. Al falegname? Esatto. Falegname. Sì. Voi. Che qua andiamo il resto perché sono... Giovanni. La produzione di Giovanni. Sento che fare le cose. A lui. È la maletta di una scala. È straordinario. È una scala più piani. Più piani, perché non. È come il posto del San Patrizio, che ha uno per alzare, uno per salire, uno per scendere. Dov'è? Sarà sincronizzato. Facciamo qualcuno per la ragazza che lavora qua, corretto. Non pensate qui, siamo arrivati. Perché io è velocemente perché altrimenti c'era il rischio il posto. Allora Francesco, questo era per la mamma e glielo porti e questo qua sono i nostri prodotti della zona, formaggi sono i prodotti del popolo. Sì, diciamo. Ma che pesce va. Ecco, ma dai che ti ero tutto qua. Va bene, no, basta.
si riesce qua a scrivere. Ma noi l'abbiamo visto e sappiamo che c'è. È quello che conta. No, ma qua l'hai filmata questa? Secondo me abbiamo fatto la cittadella. Allora basta. Un'altra. Me la faccio vedere la moglie. Ah sì, dopo vado in cantiere e prendo un po' di vino.